candidati, a Giovanni, a Stefano, che è venuto non da molto lontano, ma è venuto da una certa distanza a darci il suo aiuto. Io vengo da un teramano che ci sta accogliendo con una ritrovata simpatia. Con Giovanni abbiamo fatto un pezzo di pomeriggio insieme, poi io mi sono trattenuto e lui è venuto ad insediare, pur la mattina, ad insediare la provincia di Chieti. Non voglio restringere l'invito al rigore e all'impegno che ha fatto Stefano Bonaccini, nel senso di non darci per vincenti. Però le cose vanno molto bene, il che deve determinare un ulteriore spingimento alla nostra attività. Dovunque, nei luoghi, nelle piazze, nei mercati, negli ospedali dove c'è stato il presidio del centrodestra, anche a Teramo, troviamo un'accoglienza sorridente che ci chiede, beh, arrivate che vogliamo adesso voi alla guida di questa regione. Stefano, io vorrei anche fare di meno i miei interessi privati in questa serata, gli interessi privati non necessariamente coincidenti con la campagna regionale. Voglio dire una parola sulle europee, perché dobbiamo dare luogo ad un grande risultato anche per quanto riguarda le europee. Vedete, lo sforzo che stiamo combinando tra amministratori locali, candidati alle regionali, io, Giovanni, i dirigenti di partito, i parlamentari tutti insieme, avrà significato questo sforzo. Se vinciamo la regione, questo è in cammino, ma se abbiamo anche una rappresentanza a Bruxelles, al Parlamento europeo, che ci consenta di portare a termine il lavoro, di assumere impegni e di mantenerli. Qual è l'Europa che noi dobbiamo recuperare? È un'Europa che affronti, che tematizzi, che faccia questione su che significa il patto di stabilità. Noi dobbiamo imparare o reimparare a distinguere tra le spese che arricchiscono un territorio, le spese per esempio destinate alle infrastrutture, le spese destinate poi a facilitare creazione di ricchezza, sviluppo, sicurezza del suolo e delle scuole, e le spese che invece creano indebitamento, che sono quelle di mantenimento delle impalcature della pubblica amministrazione. Ecco, una distinzione di questo tipo, anche qualche anno fa, era una distinzione che appassionava il centro-sinistra rispetto ad una questione di tematizzazione che non riguardava invece il centrodestra italiano ed europeo. Noi su questo dobbiamo essere esigenti, ambiziosi, fare sì che si tolga dal patto di stabilità non solo la cinta delle amministrazioni territoriali, ma proprio che si faccia una questione di temi, di frontiera della spesa, dell'investimento. Non esiste indebitamento quando il territorio ci si ritrova arricchito con infrastrutture che consentono la piena funzionalità e la competitività. Io ho fatto in lungo e largo 13.000 chilometri in questa regione. Ci rivuole il cavallo per girare in molti paesi. Dalla Valfino per arrivare a Teramo ho corso il rischio, da una parte, di fare incidenti, dall'altra parte di indebitare la pubblica amministrazione che mi doveva risarcire, pieno di buchi, di rotture, di sconnessioni gravi e pericolose. Cioè, siamo alla condizione dell'incuria. Io ho avuto la fortuna di avere un po' di tempo libero in questi anni che ho alle spalle. Ho riletto qualche pagina di storia di questa regione. Era così nel Settecento in Abruzzo. Era così anche nel Seicento. Cioè, tutti dovevano rimanere inchiodati nei luoghi di nascita perché non ci si poteva spostare. Il sistema viario di questa regione conta 2.400 km di strade. Il 20% è contro la civiltà. Guardate che investire su queste infrastrutture anche minori oggi impatta con un'Europa grigia, ghiacciata, che non se la sente di percepire qual è il livello di vita dei territori. Ecco perché ci dobbiamo mandare al Parlamento europeo e domani anche alla Commissione persone che la pensino come noi, che conoscono di cosa si tratta la vita nei territori. Secondo tema, questo è un po' più esigente, mi permetto di dire, Stefano, su questo ho fatto un lavoro più a fondo, più a lungo e più in alto. Dobbiamo declinare che cos'è la cittadinanza europea. Noi ci siamo trovati d'accordo tra l'Ottocento e il 1870 su che cos'è che dovesse essere la cittadinanza nazionale, un patto tra diritti e doveri, al dovere di corrispondenza fiscale
si dava luogo come patto sociale ad una serie di diritti. C'era la fiscalità e la coscrizione militare obbligatoria che dava luogo ad una serie di diritti, comodità, sicurezze. Che cos'è che adesso riempie di sé questa nuova cittadinanza che è la cittadinanza europea? Qui ci vuole una dedizione anche intellettuale, una dedizione tipicamente politica per cercare di far capire che cosa ci dà in più l'Europa. Stefano, non può essere che ogni pagina di riforme nuove che noi scriviamo portano con sé un di meno, anche quando si tratta, diciamo, di declinare dal punto di vista dell'architettura istituzionale europeista. Il cittadino deve sapere che cos'è, che ci dà l'Europa. Vogliamo affrontarla nei termini della sicurezza? Sicurezza alimentare, sicurezza tecnologica, sicurezza economica, sicurezza internazionale, purché però ci sia la rinvenibilità. E su questo mi aiuto adesso per dire una sola parola a proposito della regione. Io sono molto, come si può dire, giudicante nei confronti di questi lunghissimi quinquenni che abbiamo alle spalle. Io non ne salvo tanti di anni dei quinquenni che abbiamo alle spalle. Quando abbiamo visto il rapporto regione-territori, regione-imprese, regioni-famiglie, noi dobbiamo ricostruire la funzionalità di una regione animata prima di tutto da una cultura regionalista che sia consapevole dei punti di forza della comunità e della vita regionale e anche dei poteri dell'ente regione. Insomma, la vita delle imprese in questa regione deve essere facile. La nascita, la sua evoluzione, la sua internazionalizzazione, il suo irrobustimento, la sua capacità di generare anche frutti all'indirizzo delle giovani generazioni. Su questo la regione non può essere un elemento di abbellimento. Con la grande quantità di competenze che ha avuto dal 2001 ad oggi, e il dato paradossale che adesso ci vengono anche ristretti i poteri per via di alcuni inciampi, di alcune pozzanghere, paludi che alcune regioni hanno prodotto anche all'indirizzo di programmi nazionali di arricchimento infrastrutturale, se pensiamo alla materia energetica. Però noi dobbiamo essere capaci in questi 12 mesi, 14 mesi che ci saranno, di godere appieno dei poteri in più arrivati alle regioni purtroppo da 13 anni. Voi pensate a tutta la filiera che serve per la vita delle imprese. Io ho raccolto segnalazioni, lamentazioni di centinaia di imprenditori, ce n'è uno di Teramo che mi ha fatto vedere le carte, 9 anni per dargli un'autorizzazione, 9 anni, il dottor Mancini di Mosciano, oppure la Walter Tosto che a Ortona ha aspettato 39 mesi per essere autorizzata a fronte di un contratto internazionale di 780 milioni di euro, con Ansaldo come partner. E guardate che lì c'è stata una firma di un ministro dell'industria che addirittura assumeva quel contratto come impegno del sistema Italia nei confronti del mondo. Noi dobbiamo allora concepire, cucire, esprimere, articolare una modalità di esprimersi della pubblica amministrazione che si capisca, che sia a favore, che sia un servizio, che non è insomma una specie di ostacolo che si ingigantisce a seconda di chi è l'interlocutore. E su questo io vi do certezze, vi dà certezze questa filiera. Sono convinto che siamo fortunati ad avere Giovanni a Roma con questo compito, diciamo, puntualissimo ma generalista, che gli consente di intervenire in ogni dove grazie al peso che ha nella società contemporanea il tema del tesoro e della finanza. E poi anche questa stagione rivoluzionaria che sta producendo il governo Renzi con questo gruppo di giovani amministratori e parlamentari che nei fatti ogni giorno si pone l'obbligo di fare qualcosa e di farlo percepire alla cittadinanza. Sono stato al mercato di Sant'Egidio, dove lì c'era, diciamo, una condizione palestinese del centro-sinistra. Beh, al mercato la gente mi ha detto: io porto dei volantini senza simboli. Ma chi sti tu? Stinger Renzi, con un giovanotto. Ma io gli ho detto: sì, per la verità vorrei fare qualcosa pure io per loro. Allora va bene, ma guardate, è la frase ricorrente di pezzi importanti di comunità. Noi ci dobbiamo mettere a cavallo e spingere ulteriormente. E poi dobbiamo fare sì che in Abruzzo davvero si apra e si riapra la sanità. Si apra e si riapra la sanità, producendo innovazioni e introducendo, non c'è mai stata la cultura dei numeri.
numeri che vanno immagazzinati per cercare di capire di che si tratta l'offerta di salute e la domanda di salute, e numeri che vanno lavorati. Io vi garantisco una serie di innovazioni che tutte insieme fanno anche qui una rivoluzione. Un software acquisiremo per cercare di capire in ogni momento quanto spendiamo e quanto dobbiamo incassare, che cos'è che abbiamo in quella circostanza, in quella frazione, da dare e da ricevere per produrre il massimo possibile a favore di imprese, territori e famiglie. C'è bisogno però di vincere bene, di selezionare il meglio possibile della classe dirigente candidata e poi di recuperare un rapporto funzionante con i partiti e col nostro partito. Il partito ci deve aiutare ad avere contezza della fruttuosità del tempo che noi trascorriamo. Non dobbiamo essere vinti mai dalla pigrizia, neanche dopo la vittoria, e dobbiamo sapere che periodicamente la cittadinanza vuole rinvenire che cos'è che noi abbiamo prodotto. Io vi do la notizia, la novella, il clima che dappertutto attendono noi come vittoriosi e vincenti. I sondaggi, sia quelli di marca nazionali, sia quelli che vengono fatti anche da agenzie a rilevazione telefonica, ci danno con un vantaggio tra il 4 e il 10%. Tenete conto che le liste civiche e le liste di partito che si sono messe insieme hanno prodotto un esercito di 232 candidati. Nei fatti noi siamo presenti in tutti i segmenti territoriali, sociali e professionali. Da questo momento al 25 di maggio c'è solo bisogno di scatenarci e di non far sentire soli i candidati. Sentitevi anche voi candidati e vedrete che combineremo. Grazie, una grande stretta di mano a Stefano e a tutti quanti voi. L'obiettivo di prendere un punto in più dei giornalisti.